in casa e la madre anziana costretta a letto muore di stenti senza assistenza. Lo shock a Chioggia per la tragedia, disposta l'autopsia, esclusa la fuga di gas, il comune avevano rifiutato aiuti dai servizi sociali. Tragedia a Feltre, 52enne cerca di spegnere con l'estintore le fiamme di una rimessa ma non ce la fa e muore, era volontario della protezione civile Anna di Feltre. Omicron dilaga in Veneto, a Belluno l'incidenza è dell'83% ed è assalto ai Covid Point con le ULS che corrono ai ripari e varano piani anticode. Non si ferma la ricerca, un gruppo di lavoro internazionale con scienziati anche veneti ha pubblicato i risultati di uno studio sulla trasmissione del contagio e sul droplet. Polizia al casinò di Venezia, un 52enne croupier in servizio è stato fermato con 20.000 euro di fiche in tasca. Non so cosa mi è preso, dice Enrico Gianola, ex sindacalista della CISL ed ex consigliere comunale. Individuati e denunciati a Padova i 6 minorenni che nel febbraio del 2021 avevano picchiato due fratelli in una spedizione punitiva dopo uno screzio. In vigore da oggi il divieto di vendita per gli oggetti di plastica monouso per contrastare l'inquinamento soprattutto dei mari, la soddisfazione del primo firmatario dell'emendamento, il senatore Ferrazzi. Oltre 400 trapianti realizzati a Padova nel 2021, prima di Natale, un intervento eccezionale con un organo rigenerato grazie ad un macchinario all'avanguardia. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca l'avete sentito in primo piano di questa edizione, le indagini della polizia di Chioggia dopo il tragico ritrovamento ieri sera di madre e figlia morte in un appartamento, un dramma che ha scosso l'intera comunità. Ieri avete dato l'allarme? Sì, signora, al terzo piano ci siamo messi d'accordo tutti e abbiamo dato l'allarme. Questo perché? Perché era 2 o 3 giorni che non aprivano la porta, 3 o 4. Nonostante i vicini di casa abbiano lanciato l'allarme, per madre e figlia non c'era più nulla da fare. Nadia Vianello, di 89 anni, e Barbara Voltolina, di 50 anni, erano decedute già da alcuni giorni, forse da una settimana o anche più. Ieri, attorno alle 14.30, la macabra scoperta, quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta del condominio in via Isola Saloni, assieme alle forze dell'ordine e agli uomini del SUEM 118, hanno rinvenuto il corpo di Barbara riverso sul pavimento. La madre Nadia, invece, è stata ritrovata nel suo letto. Mi dispiace tanto perché erano due ragazze fantastiche. La signora non si muoveva dal letto da molto tempo. Era un po' malata, aveva male in una gamba, non si muoveva, ecco. E la ragazza gli faceva compagnia. Anche questa mattina le indagini della polizia scientifica e dei medici legali non hanno avuto sosta. Insieme dovranno fare chiarezza su questa duplice morte. Nei corpi non risultano esserci segni di violenza, porte e finestre non sono state forzate. I vigili del fuoco escludono l'intossicazione da monossido di carbonio a causa di un malfunzionamento della caldaia. Da una prima ricostruzione sembra che la 50enne Barbara si sia sentita male, sia caduta e abbia violentemente battuto la testa perdendo la vita, mentre la madre sia morta successivamente di stenti. È un'ipotesi, solo l'autopsia disposta dal pubblico ministero potrà riuscire a far luce sulla causa della loro morte. Le due donne vivevano nel più stretto riservo, non avevano rapporti con il vicinato né con i condomini. La figlia usciva di rado per fare la spesa. Un po' chiusa, sì, quello sì. Però non si poteva fare altrimenti perché non riusciva mai a accettare le cose che dicevamo, che aiutavamo, che tante cose. Nadia Vianello e la figlia Barbara Voltolina vivevano solo con la pensione dell'anziana ed avevano rifiutato ogni aiuto da parte del comune. Le parole del sindaco. Ovviamente sono notizie che scuotono, ecco, la nostra città. Io adesso farò delle verifiche chiaramente con i servizi comunali, con i servizi sociali. Non conoscevo queste due signore, almeno così dai nomi mi sembra di non conoscerle, però sembra quasi che sia
una situazione anche di solitudine, ecco. Poi io non voglio entrare nel merito, chiaramente io esprimo le condoglianze alla famiglia, ai familiari. Sconcerto e incredulità a Chioggia per la morte di Nadia e Barbara, una morte difficile da capire perché da tempo il disagio sociale della famiglia in questione è stato più volte sottoposto all'attenzione dei servizi sociali a partire dal 2017, anche grazie a segnalazioni anonime. A confermarlo anche l'assessore alle politiche sociali Sandro Marangona. Madre e figlia però avevano rifiutato ogni aiuto. L'unico sostentamento era la pensione dell'anziana 89enne, visto che Barbara non lavorava da diverso tempo. Per il sindaco avvenimenti di questa portata non dovrebbero mai accadere. Io invito sempre tutti i cittadini che, qualora ci siano delle problematiche familiari, di rivolgersi comunque ai servizi sociali, perché le situazioni devono essere a conoscenza tanto più dell'amministrazione comunale, ma comunque dei servizi sociali che lavorano proprio per risolvere delle problematiche che possono iniziare all'interno di ogni famiglia. Familiari e conoscenti, anche i vicini di casa, sono chiamati ad intervenire in situazioni di famiglie o di persone in difficoltà di cui sono a conoscenza. I servizi sociali del comune si erano anche attivati? Ovviamente allertati, i servizi sociali si attivano per capire quali sono le problematiche e poi per intervenire nel migliore dei modi, insomma. Però sembra che qualche difficoltà di dialogo tra servizi sociali e la famiglia ci sia stato, ecco. Quindi andremo a fare comunque verificare queste situazioni che sono comunque spiacevoli, ecco, che rattristano la nostra città e la nostra comunità. Il Covid ora, mentre è record di ricoveri in Veneto quest'oggi, tutte le USL della regione e le aziende ospedaliere hanno fatto il punto su contagi e ricoveri e sull'andamento della pandemia, con il tracciamento andato in tilt e lunghe code ai Covid point di tutta la regione. A Treviso l'ex dogana verrà potenziata a fronte anche di un'incidenza sempre maggiore di Omicron nella nostra regione. Nel trevigiano è al 50%, record a Belluno con l'83%. Andremo a rafforzare la dogana con ulteriori linee in modo tale da poter passare ai 3.000 tamponi al giorno e quindi avere un po' di sollievo per quelli che attualmente stanno facendo le code. Scatta anche a Treviso, come in altre ULS del Veneto, il piano anticode ai Covid point, e non potrebbe essere altrimenti dopo l'ennesima giornata di passione vissuta da operatori e utenti. L'ex dogana, dove da lunedì si passa da 4 a 7 linee, resta la situazione più critica, oggetto di un confronto ormai quotidiano tra sindaco e ULS. Abbiamo la tangenziale completamente paralizzata stamattina addirittura da San Lazzaro. Ovviamente il numero di tamponi che stanno eseguendo è davvero elevatissimo, si parla di migliaia di persone e quindi automaticamente migliaia di macchine incolonnate. Ma non c'è solo l'ex dogana, la direzione generale sta valutando infatti la riapertura a tutte le fasce d'età anche di quei Covid point dedicati alle scuole, come quello di Dosson. Se vediamo come immagino che si possa gestire, come stiamo gestendo bene, il discorso delle scuole, quindi con orari prestabiliti e con giorni prestabiliti, si possa aprire un mattina pomeriggio anche per quelli che non sono minori, in modo tale da alleggerire soprattutto l'ex dogana. Per Benazzi l'assalto di queste ore si può anche spiegare con la necessità di effettuare i tamponi di uscita per tutti quei soggetti che si sono infettati durante le festività. Per questo si prevede un calo fisiologico, ma la vera svolta per un tracciamento ormai al collasso potrebbe arrivare solo dal recepimento a livello nazionale della proposta del presidente Luca Zaia, quella di non considerare casi i soggetti positivi asintomatici, linea sulla quale il CTS sta prendendo tempo. È una rivoluzione copernicana intelligente, darebbe la possibilità di essere seguiti, come dicevo prima, seguite le persone che effettivamente hanno una positività con sintomi e lasciate tranquille le persone che si fanno i loro 5 giorni a casa senza sintomi e poi possono riuscire senza problemi. Una scelta quasi obbligata guardando al dilagare del contagio e al peso crescente di Omicron, che sembra correre più del previsto. A Treviso l'incidenza minore del Veneto comunque al 50%, oltre l'80% invece nelle province meno popolose di Belluno e Rovigo, tra il 60 e il 70 a Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Sullo sfondo il giallo di giornata, data per certa, è stata poi smentita la circolare ministeriale con cui si dava l'indicazione di non conteggiare nei ricoveri in area medica Covid i pazienti positivi non sintomatici, pur garantendo loro
un percorso differenziato, quelli che lo stesso Benazzi ha definito positivi per caso. Una decisione in tal senso dovrebbe però essere imminente. Attenzione, Omicron continua a fare danni soprattutto ai non vaccinati. Questo l'abbiamo visto, purtroppo lo continuiamo a vedere. È chiaro che bisogna fare il booster. E torna la paura per i focolai nelle case di riposo. Sono 20 i positivi alla Fondazione Rubbi di Marostica. La variante Omicron continua a dilagare anche nelle case di riposo. Un focolaio è esploso al centro servizi per anziani Giuseppe Rubbi di Marostica, dove vengono segnalati 16 casi fra gli ospiti e 4 dipendenti malati. I positivi sono per ora tutti asintomatici o denotano comunque sintomi lievi. La casa di riposo sta organizzando protocolli di isolamento per superare questa difficile fase. E non si ferma la ricerca su più fronti. Un gruppo di lavoro internazionale dell'Università di Padova, Udine e Vienna ha pubblicato su una prestigiosa rivista i risultati di uno studio sulla trasmissione del virus e sul droplet. Sentiamo. L'Università di Padova ha impiegato un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale, affiancato da fisici, studiosi italiani, austriaci e svedesi. Erano relativi a uno studio avviato nel 1934 e completato nel 1940 i dati sulla trasmissione aerea del virus che il gruppo ha aggiornato negli ultimi 2 anni studiando la trasmissione del Covid-19 ed elaborando un modello di quantificazione del rischio contagio. La mascherina si rivela uno strumento efficace di protezione e i dati appena pubblicati sul Journal of the Royal Society Interface lo confermano. Senza mascherina, lo spray di goccioline infette emesse quando parliamo raggiungono una distanza di poco più di 1 metro, distanza che sale a 3 metri per un colpo di tosse e diventa di 7 metri in caso di uno starnuto. Le distanze cambiano a seconda dei livelli di umidità e temperatura, hanno evidenziato gli studiosi. Con un'umidità media relativa, ad esempio, un colpo di tosse con media carica virale contagia già a 2 metri, che diventano 3 se l'umidità aumenta, e infatti con il caldo il rischio di contagio diminuisce. Tutto questo cala in modo drastico con l'uso della mascherina chirurgica e ancor di più FFP2, precisano gli scienziati, che abbatte il rischio contagio rendendolo trascurabile già a 1 metro di distanza, indipendentemente dalle condizioni ambientali e dall'evento respiratorio. E torniamo alla cronaca. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Farra di Feltre. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nel tentativo di domare il rogo che si era sviluppato all'interno della sua rimessa. Ivan Gaio lavorava alla Piave Maitex ed era volontario della Protezione Civile ANA di Feltre. Una morte assurda, quella di Ivan Gaio, 52 anni. Nel piccolo laboratorio di Via Fosse, a Feltre, dove il suocero faceva ancora qualche lavoretto di falegnameria e in cui riparava la sua autovettura, per cause ancora da definire sono divampate le fiamme. L'uomo è accorso per cercare di domare l'incendio, è entrato nello stabile pieno di fumo, dove sarebbe voluto entrare anche il suocero, lì presente, trattenuto invece all'esterno. È stato un incendio in un laboratorio di falegnameria, ma a livello dilettantistico hobbistico, nel quale è rimasto coinvolta una persona che, avvisata che c'erano le fiamme nel suo laboratorio, ha cercato di entrare evidentemente per vedere se poteva fare qualcosa, e però purtroppo non è riuscito ad uscirci da solo, e quando siamo intervenuti ne abbiamo individuato il corpo. L'uomo, che lascia la moglie e 2 figli, è stato verosimilmente stordito e forse anche ucciso proprio dal densissimo fumo. La chiamata ai vigili del fuoco era arrivata poco dopo mezzogiorno, ma le squadre di Feltre stavano operando a Santa Giustina. Sono quindi intervenuti per primi i vigili del fuoco di Belluno e quelli di Montebelluna, oltre poi a quelli di Feltre. Sono stati impiegati 20 di uomini, qui sono aggiunte le forze dell'ordine e 10 di mezzi. Purtroppo per Ivan Gaio non c'era più nulla da fare, e tra chi è giunto sul luogo per portare le transenne richieste, come fosse un operaio qualunque, anche l'assessore comunale alla protezione civile. Non ci sono parole, ovviamente, quando si perde una vita umana
c'è sempre qualcosa che non funziona. Ogni buon conto, abbiamo cercato di fare tutto il possibile con le forze dell'ordine, adesso siamo qua a mettere in sicurezza la zona e non posso aggiungere altro, insomma. Le persone che gravitano nello stabile di quello che era il mobilificio Samson del suocero e che ora ospita un'associazione, una palestra, un negozio, si sono immediatamente strette intorno alla moglie della vittima, colpita drammaticamente da una tragedia così assurda. Ed ora il mercato del lavoro in Veneto, che si chiude con quasi 40.000 posti di lavoro in più nel 2021. Intanto, da un'indagine della Camera di Commercio di Treviso e Belluno emerge come le aziende siano a caccia di dipendenti. Dopo il crollo del 2020, il 2021 si chiude in Veneto con un saldo occupazionale positivo di quasi 40.000 posti da dipendente, grazie soprattutto all'andamento della seconda metà dell'anno. La fotografia del mercato emerge dai dati della bussola di Veneto Lavoro, pubblicata oggi, che conferma come l'anno appena concluso sia stato per la nostra regione quello della ripartenza, seguito al tonfo dell'inizio della pandemia. Crescono non solo i contratti a tempo determinato, più 38.500, ma anche quelli a tempo indeterminato. La domanda di lavoro si è invece fermata su volumi inferiori al 2019, con un calo delle assunzioni del 9%, soprattutto nei settori di occhialeria, turismo, concia e commercio. Di contro vi sono anche incrementi, anche rilevanti, nei settori delle macchine elettriche fino ai servizi finanziari. Dati significativi anche per la provincia di Treviso. Noi veniamo da un anno in cui a Treviso ci sono state 80.000 assunzioni, quasi in linea con l'anno pre-Covid 2019, per un saldo di più 6.000 posizioni di lavoro dipendente. A questi dati si aggiungono quelli elaborati dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere, che per le province di Treviso e Belluno mettono in evidenza come le aziende siano letteralmente a caccia di nuovi dipendenti, soprattutto tra gli operai specializzati, in particolare nelle attività metalmeccaniche, poi cuochi, camerieri, tecnici alle vendite ed in campo informatico. Soltanto per il mese di gennaio le nostre imprese chiedono oltre 8.500 figure in ingresso, un numero sensibilmente superiore all'analogo periodo dell'anno precedente. Se guardiamo al trimestre, i fabbisogni sono quantificati in circa 21.000 ipotesi di ingresso. E continuiamo a parlare di lavoro con l'assemblea organizzata oggi dalla CGIL del Veneto, presente il segretario nazionale Maurizio Landini, che indica al governo le priorità del sindacato. Se la ripresa dell'attività nel nostro paese, che tutti auspichiamo e non è ancora sufficiente, ce ne vuole dell'altra, crea ulteriore lavoro precario, non va bene. Non può esserci ripresa senza la garanzia di un lavoro stabile, sicuro e dignitoso. A Mestre, per l'assemblea organizzativa della CGIL del Veneto, il segretario generale nazionale Maurizio Landini sottolinea che l'85% dei nuovi rapporti di lavoro di quest'ultimo periodo sono precari, con una durata che non arriva a qualche mese. La nostra proposta è cancellare forme di lavoro assurde, il lavoro a chiamata, il lavoro intermittente, le false partite IVA, le inventazioni di collaborazione. Ci sono una serie di forme di lavoro che secondo noi vanno cancellate e poi bisognerebbe fare un provvedimento in cui si stabilisce che c'è una forma di accesso al lavoro che è fondata sulla formazione delle persone e che punta alla stabilità del mondo del lavoro. La CGIL non ha preconcetti sul governo, aggiunge Landini, ma il compito di giudicarlo atto per atto nello specifico. L'accordo che ha portato al rinnovo del contratto nel pubblico impiego, ad esempio, va bene. La riforma del fisco assolutamente no. Noi abbiamo 120 miliardi di evasione fiscale ogni anno e su questo non si è discusso e non c'è alcun elemento che rafforzi la battaglia contro l'evasione fiscale se non delle parole. Dall'altra parte, quella riforma tutela i redditi medio-alti. E noi siamo un paese dove purtroppo l'85% dei lavoratori dipendenti e l'87% dei pensionati non arriva a 35.000 euro di reddito, mentre i vantaggi ce li hai da 40, 50, 60, 80.000 di reddito in su. Landini segue con attenzione la vicenda della Speed Line di Santa Maria di Sala, ma allarga il campo a quella che dovrebbe essere una politica di più ampio raggio. Le delocalizzazioni non si combattono caso per caso, serve una politica industriale di questo paese che sia in grado di costruire anche quelle nuove filiere produttive, che significa fare qui anche le nuove produzioni che dovranno essere realizzate per i nuovi modelli di auto, di mobilità.
Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, subito dopo ancora cronaca dal Veneto. Ed eccoci nuovamente in diretta, la cronaca ci porta ancora a Venezia, è stata una serata movimentata quella di ieri nella sede di Canoghera del Casinò Municipale di Venezia. Un croupier in servizio è stato fermato con 20.000 euro di fish in tasca. Mi si è spento il cervello, ho visto come mille altre volte quelle fish sul tavolo e mi è colto un momento di follia. Così ne ho preso una manciata, cosa che non mi era mai capitata prima. So di aver sbagliato e perderò il posto di lavoro, come è giusto che sia. Così Enrico Gianolla, senza troppi giri di parole, croupier di 52 anni, dipendente del Casinò Municipale di Venezia e anche delegato della CISL, in passato dal 2010 al 2015 giunto a Orsoni, consigliere comunale, ha commentato il suo raptus di follia. Giovedì sera verso le 23.30 Canoghera era in servizio ed è stato ripreso tra i tavoli verdi dalle telecamere mentre con un repentino gesto si metteva in tasca una manciata di fish. Sul posto, interpellata dal servizio ispettivo interno, è arrivata così una pattuglia dei volanti della Polizia di Stato. Le fish, come hanno accertato gli agenti, erano del valore di 1.000 euro ciascuna per un importo complessivo di circa 28.000 euro. L'uomo è stato denunciato a piede libero per furto e anche l'azienda ha ora 90 giorni di tempo per presentare una sua denuncia. Il dipendente rischia la perdita del posto di lavoro e anche un processo penale. La squadra mobile di Padova ha individuato la baby gang responsabile di alcuni episodi di violenza in città. Individuati e denunciati i componenti della baby gang che nel febbraio del 2021 avevano picchiato due fratelli padovani, sei ragazzi che all'epoca dei fatti avevano tra i 17 e i 15 anni e avevano organizzato una spedizione punitiva nei confronti di due fratelli loro coetanei. I ragazzi della gang e le due vittime del pestaggio si erano più volte incontrati durante delle partite di calcetto, da qui i primi screzi proseguiti con offese via social. A febbraio in zona Mortise ci doveva essere l'incontro chiarificatore, ma ne è nata una e uno dei fratelli a causa di un pugno ha subito anche la frattura della mandibola. La polizia, grazie alle telecamere cittadine, analizzando i telefoni, ha individuato i sospetti. I sei minori, uno di questi oggi è maggiorenne, sono stati denunciati per l'aggressione. Uno di loro, inoltre, di appena 14 anni, è accusato anche di una rapina avvenuta a settembre ai danni di due minorenni che insieme ad altri ragazzi aveva minacciato, spintonato e derubato. Il mondo dello sport e dell'automobilismo, in particolare in apprensione per le gravi condizioni della leggenda del rally Sandro Munari, storico campione di Cavarzere, vincitore in carriera di 7 rally ridati con 14 podi totali. 81 anni, Munari è infatti ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale. Nel 2020 era guarito dal Covid. A comunicare la notizia del suo ricovero è la moglie Flavia, con un post su Facebook pubblicato su un gruppo dedicato al mitico pilota. Sandro è ricoverato da ieri all'ospedale, si legge nel messaggio, è piuttosto grave, non posso stare con lui neppure un minuto e questo mi uccide, scrive la moglie, non l'ho mai lasciato solo ormai da almeno 2 mesi e non posso pensarlo addolorato e confuso senza nessuno che gli tenga la mano, che gli accarezzi la fronte, vi chiedo una preghiera per lui affinché possa tornare almeno un poco ancora a casa tra di noi, così scrive appunto su Facebook la moglie. In vigore da oggi il divieto di vendita per gli oggetti di plastica monouso, addio a stoviglie usa e getta, per contrastare l'inquinamento soprattutto dei mari. Addio alla plastica monouso. Piatti, bicchieri, posate, cannucce, attrezzi da pesca e tanti altri oggetti in plastica usa e getta da oggi sono messi al bando in Italia. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 196 che recepisce la direttiva UE sulle plastiche monouso e, grazie ad un emendamento del senatore Dem Andrea Ferrazzi, approvato all'unanimità, potenzia ulteriormente la direttiva. Siamo il primo paese che non solo da oggi vieta, ma consente tutti i prodotti di plastica, qua vedo anche le cannucce per esempio, che siano però di plastica biodegradabile e compostabile. In questo modo il divieto va nella direzione di una riconversione industriale ecologica. Da una parte vietiamo le cose inquinanti e pericolose,
ma dall'altra valorizziamo dal punto di vista dell'utilizzo e dal punto di vista industriale i prodotti all'avanguardia biocompatibili. E proprio nel settore delle cosiddette plastiche biocompatibili il nostro paese è leader in Europa. Da oggi abbiamo vietato le plastiche, sono quelle pericolose, e abbiamo spinto tutte le plastiche che sono invece quelle compatibili con l'ambiente, valorizzando il filone e i posti di lavoro e la transizione energetica del nostro paese. E torniamo alla sanità, perché il Covid non ferma l'attività dei trapianti. A Padova ne sono stati realizzati oltre 400 nel 2021, prima di Natale un intervento eccezionale con un organo rigenerato grazie ad un macchinario all'avanguardia. Nel 2021, nonostante la pandemia e la pressione negli ospedali, l'attività dei trapianti non si è mai arrestata. A Padova l'azienda ospedaliera ha realizzato 424 interventi di trapianto. Uno degli ultimi è stato davvero eccezionale, perché l'organo prelevato, in questo caso il polmone, arrivava da un paziente morto per arresto cardiaco durante il trasporto in ospedale. Il polmone è stato così sottoposto a ventilazione dai medici anestesisti e posizionato poi all'interno di un macchinario speciale che è in grado di rigenerare l'organo. Viene ventilato in questa macchina e quindi noi possiamo valutare se questo polmone è buono. Una volta accertato che il polmone è buono, cosa che è stata fatta in questo paziente, è stato trapiantato. Il paziente, nonostante fosse un retrapianto, quindi un intervento un po' più complesso, è riuscito a avere un decorso regolarissimo. Dopo 2 giorni è stato estubato e dopo 25 giorni è a casa. Il polmone è stato così trapiantato in un paziente di 62 anni che aveva già subito un trapianto e aveva problemi di rigetto. Un intervento avvenuto prima di Natale e che ha avuto un decorso veloce. Il macchinario CS, in dotazione all'azienda ospedaliera, rappresenta infatti uno strumento importantissimo, perché è mobile e quindi trasportabile anche in altri ospedali, e rappresenta il futuro dei trapianti. Tutti gli organi probabilmente possono essere messi all'interno di macchine che riproducono la situazione, cioè del donatore quando è ancora nella fase prelievo, e questo ci permette in qualche modo anche, diciamo, di aggiustare, perdonatemi questo termine, un po' l'organo, perché usando dei farmaci, usando delle modulazioni particolari, noi possiamo rendere più accettabile questo organo che veniamo poi a trapiantare nel corpo di un'altra persona. In Veneto sono quasi 1300 le persone in attesa di trapianto, 600 di queste a Padova, centro di riferimento italiano per i trapianti di polmone. Se ci fossero organi, gli interventi sarebbero fatti immediatamente, salvando tantissime vite e accorciando le attese di mesi e spesso anche di anni dovute alla carenza di organi. Per questo è importante la sensibilizzazione alla donazione. Oggi c'è anche l'opportunità di farlo in carta d'identità al momento del rilascio della carta d'identità. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG del Veneto. Vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura, uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. L'alta pressione delle Azzorre comanda ancora il tempo sul nostro territorio, contesto stabile e clima un po' più mite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 15 gennaio. Sul Veneto bel tempo con tanto sole ovunque, dunque situazione identica rispetto ai giorni scorsi. Non si verificheranno precipitazioni, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Sulla pianura di notte non si escludono delle nebbie, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera. Temperature con andamento irregolare, ma in generale lieve aumento, minime comprese tra meno 1 e 1 grado, massime sui 9-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, lo vedete, il cielo sarà limpido su tutte le province. Qualche annuvolamento, ma insomma nulla di che. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo asciutto e soleggiato. Anche qui cielo sereno e limpido ovunque. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.